Uslow Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Buongiorno da Uslow Web Radio Airlines, benvenuti a bordo del nostro veicolo musicale chiamato Jazz House. Oggi, cari ascoltatori e ascoltatrici, facciamo tappa in Sudafrica, in compagnia di un pianista di classe e di spiccato senso della melodia. Il suo mondo esotico si fonde con le origini del jazz per regalare un risultato strepitoso. Parliamo di Sibusiso Mash Mashiloane, conosciuto come Mash, che ha conquistato velocemente i cuori e le menti del grande pubblico, e capirete a breve il perché, soprattutto grazie alle sue composizioni orecchiabili e scritte di suo pugno, che mirano sempre a confondere la linea di demarcazione tra il jazz e gli altri generi. Mash e il suo gruppo hanno suonato non solo nelle principali tappe del circuito di KwaZulu-Natal, ma anche in molti festival jazz, tra i più importanti a dire il vero, e le loro esibizioni dal vivo li hanno portati negli Stati Uniti nel giro di poco tempo. Come pianista è apparso in molti gruppi, esibendosi in tutto il mondo per poi dedicarsi anche a progetti personali.
Dopo aver ottenuto il suo Master in Performance Jazz e la laurea con merito presso l'Università di KwaZulu-Natal, il suo obiettivo è ora quello di diventare parte integrante della scena jazz sudafricana e internazionale. Mash prevede di pubblicare un album composto da 7 tracce ogni anno per i prossimi 7 anni, a partire dall'appena trascorso 2016. Mash ha anche costruito una carriera in Sudafrica come direttore musicale. I suoi concerti sono ispirati dal funk, hip hop, gospel e dalla musica tradizionale del Sudafrica, attirando gli appassionati di musica di tutti i generi, nonché quelli appassionati di jazz. Allo stesso tempo ha esplorato in modo approfondito il repertorio di compositori come Becky Mzeluku, Kenny Kirkland, Joy Calderazzo, McCoy Tyner, John Coltrane, Wynton Kelly e Bud Powell. Un favoloso giro su una combinazione scintillante di energia e suono. La gioia di ascoltare un musicista appassionato, innovativo e sicuro di sé, difficile da battere. Si tratta di una forma di trasporto in un altro luogo in cui esiste solo la musica e ogni nota conta, dice Giselle Turner in Going Places su Sibusiso Mashiloane. Stile, prestazione e composizione del signor Mashiloane riflettono un interesse per la fusione delle varie forme di musica tradizionale e contemporanea del Sudafrica, con suoni jazz e più recentemente neo-soul. Egli è particolarmente affabile ed è un musicista di prim'ordine, oltre che molto richiesto come direttore musicale e ha molti progetti di collaborazione musicale di successo al suo attivo. La sua carriera in sintesi: una borsa di studio Sambro Overseas, concorso finalista, in cui ha ricevuto 2 premi di merito. Programma UKZN, scambio culturale con la ricchezza, Università Comune degli Stati Uniti. Ha conseguito Master in esibizioni jazz, laureandosi con lode. Prestazioni al Jazz Sounds Festival negli Stati Uniti. E esibizioni con Tashwinsha Maskati, Shipokasi, Mubuzo Kosa, Antonio Leone, Lucas Senitazzo, Musa Masini, Tale Makene, Ronnie Jordan e Zex Bakwatini. Mash ha sviluppato un interesse per il suono del pianoforte nel 1997, quando aveva solo 13 anni, e ha iniziato a suonare in chiesa con l'aiuto di un pianista di alto livello, che gli ha insegnato i fondamentali. Nel 2001 ha incontrato un musicista professionista che era uno studente presso il Natal Technicon. L'ascolto delle sue esibizioni, con armonie sofisticate che non aveva mai sentito prima, lo ha così colpito tanto da renderlo partecipe di un'audizione per essere accettato e studiare musica. Al termine del suo terzo anno di studi, l'Istituto di Tecnologia di Durban, ex Natal Technicon, si è fusa con l'Università di KwaZulu-Natal e questo ha aperto nuove opportunità per Mash. Gli ha permesso di fare domanda per un programma di scambio in America ed è stato accettato dalla Rowan University nel New Jersey. Qui ha cominciato a modellare il suo stile su scambi di ritmo alla Charlie Parker. Ci sono stati momenti durante le sue esibizioni in cui si sentiva ostacolato dalla sua tecnica, non avendo una base classica, gap colmato in Sudafrica nel 2007, iscrivendosi ad un corso di pianoforte classico. Questo lo ha aiutato molto, in primo luogo a sciogliere la tensione accumulata suonando e anche a migliorare la sua tecnica. Emanuela Chiriacò, Resident Voice dalla Jazz House di Uslaw Web Radio, augura a tutti i passeggeri e a tutte le passeggere della nostra compagnia radiofonica un viaggio gradevole tra melodie, suoni caldi e paesaggi sonori esotici. Buon ascolto e buona giornata. On Sundays we take off to travel the world with jazz music.
La grande musica e le grandi melodie sono immortali. Le culture cambiano, le mode cambiano, cambiano gli usi, cambiano i costumi, ma la grande musica è immortale. La grande musica è come una grandiosa scultura o un fantastico dipinto, resta in eterno. Michael Jackson. E per oggi è tutto. Ringrazio i radioascoltatori e ricordo i numeri della radio: 331-309-7852, la mail webradio@uslow.it, il sito web www.radiouslow.it. Alla prossima puntata di Jazz House su Uslow Web Radio. Nanikhona umhlaba ungakabikho namanje sisanibona siyanizwa nihlabelela ngenhlokomo yasemandulweni nina niphethe izimfihlo sikanomkhubulwane woshiye manzi abanzi kuhle kwephupho likamvilinqa yena owavela kuqala
kwaqhaqheka imigqondo sashuzeka sahlanzeka. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.